stata di sicuro la settimana della cosiddetta porno prof a Pordenone, l'insegnante che abbina alla sua vita di docente una seconda vita che è finita sotto i riflettori delle cronache nel corso degli ultimi giorni. Anna Ciriani ha tolto l'ultimo velo alla sua vicenda, diciamo, professionale, cioè quello sul nome. Si è rivelata su un sito web e ha difeso la sua scelta, ha difeso la libertà di fare ciò che più le aggrada nella seconda vita, non ha potuto arrestare un fenomeno mediatico che lei stessa, peraltro, aveva in qualche modo contribuito a incentivare negli ultimi giorni con l'esibizione alla Fiera Erotica di Berlino. La sua vicenda ha diviso sostanzialmente in due, non solo i pordenonesi, ma anche insomma l'opinione pubblica in Italia, perché della porno prof di Pordenone si sono occupati i principali media nazionali, sia sulla carta stampata sia a livello televisivo. Coloro che la difendono mettono in risalto l'impossibilità per il datore di lavoro, in questo caso è lo Stato, di sospenderla, di allontanarla dalla cattedra per un comportamento tenuto nella vita privata. Dicono queste persone, se i datori di lavoro dovessero sorvegliare tutti i dipendenti, cosa fanno nella vita privata, chissà quanta gente rimarrebbe al lavoro. È vero altresì, ribatte l'altro partito, che non è che tutti i dipendenti, qualunque condotta tengano nella vita privata, la mettano su internet, la rendano pubblica e comunque facciano un sostanziale uso dell'immagine di questa vita privata a beneficio di sé e magari a nocumento a livello di danno della scuola, degli alunni e di tutto il mondo che è correlato alla propria attività lavorativa. Noi diciamo di giudizi non vogliamo darne, cioè lasciamo libertà a ognuno di giudicare se è pro o se è contro. Di certo rileviamo due temi. Il primo è che ancora una volta Pordenone è balzata all'attenzione delle cronache nazionali per vicende in qualche modo non legate alla produttività della sua gente, alle capacità, eccetera, ma a un qualcosa legato al colore. Cioè, vi ricordate tanti anni fa i tempi del Comitato dei diritti delle prostitute, Carla Corso, Pia Kodra, eccetera? Adesso siamo diventati anche noi, diciamo, più moderni, abbiamo messo in campo la porno prof, si parla sempre di sesso, ma sotto altri versanti. La seconda riguarda le reazioni a questa notizia. Noi, per esempio, abbiamo avuto come Messaggero Veneto, diffondiamo anche i giornali nelle scuole affinché i ragazzi prendano conoscenza con la realtà del territorio in cui vivono. La scuola di San Vito, dove insegna la porno prof, ha sospeso, diciamo, l'invio di questi giornali sul presupposto che i minori non debbano diciamo, venire a conoscenza di certi contenuti. Noi, per carità, rispettiamo la scelta, rivendichiamo il dovere di pubblicare tutte le notizie. Solo una sottolineatura, forse il sistema migliore per educare i minori non è tanto la censura, ma lo spiegare quello che accade nel mondo in tutti i suoi dettagli, più o meno scabrosi, ma una buona spiegazione è sempre meglio che nascondere la testa sotto la sabbia o far finta che le cose non ci siano.